Allora, ingredienti per fare i biscotti. Vabbè, ne abbiamo compagnia. Ingredienti per fare i biscotti: 300 g di farina, 100 Sì. g di zucchero. Se vi piacciono molto dolci, fate 150. Io taglio a 100 come ho fatto per Natale. Ho solo zucchero di canna, quindi uso lo zucchero di canna. 200 g di burro freddo a pezzetti, estratto di vaniglia o bacca di vaniglia, come volete. Un tuorlo, conservate l'albume perché vi servirà se vorrete fare la ghiaccia. E un pizzico di sale. Quindi, beh, non lo devi mangiare, lo dobbiamo mettere. Allora, io purtroppo qui non ho il mio mixer solito che ho in Italia, ma ho questa cosa minuscola. Quindi penso dovrò farlo, scusate la tosse, dovrò farlo in due round. Devo sabbiare il burro, quindi penso ne dovrò mettere metà. No, è una frolla, quindi mi raccomando, non scaldatela mai troppo. Voglio fare così. Non lo so se ce la farò. Sì, dobbiamo fare così. Sembra sabbia cinetica questo zucchero. Sì, ma io non lo voglio. Iniziamo a fare così. Ai ai ai. Un pizzico di sale. Vale. E proviamo. Siamo pronti? Sì. Vai, schiaccia qui. Allora, è già un no, direi, così in generale è già un no, questo lo stacchiamo, non ci serve più. Purtroppo il mixer è orrendo, lo zucchero di canna è molto grosso rispetto al normale zucchero semolato, quindi ovviamente è più complicato. Facciamo alla vecchia maniera e lo facciamo a mano perché non c'è molta alternativa. Ok, adesso disinfetto il piano, togliamo i piedi di Eleonora e continuiamo. E quindi facciamo alla vecchia maniera. Allora, mettiamo, abbiamo burro e farina. Yes, mettiamo l'uovo, burro e farina, burro e zucchero magari. Mettiamo, forse ne è caduto un quintale, ma va bene. Adesso posso zuccherare. No, amore mio. Perché? Facciamo a mano, ce ne andiamo giù e non se ne parla più. Aspetta, Anche io lo voglio fare. poi mamma te ne dà un pezzo, va bene? Così tu mi aiuti. Ci trasferiamo qui. Ale, facciamo sta frolla a mano e non se ne parla più. Eccoci, eccoci qua, l'abbiamo lavorata una decina di minuti, l'ho lavorata una no, dai, forse meno di 10 minuti, inizialmente sembrava tutto perduto, invece mi sembra una frolla abbastanza decente, Finito. ma siccome è bollente chiaramente, no, non è bollente, è fresca però. La mettiamo, amore, allora adesso questa deve fare la nanna mezz'ora in frigo, ne prepariamo l'icing, la ghiaccia per decorare i biscottini, lei riposa in frigo e poi Tommaso ha capito adesso che faremo i biscotti. Ghiaccia, io ho preso l'albume di prima, ne ho aggiunto un altro, ho messo qualche goccia di limone e adesso vado a montare due albumi, Lo faccio io, ti prego, lo faccio sì, io. qualche goccia di limone, 300 g di zucchero a velo e andiamo a montare. Abbiamo cambiato ciotola in itinere. Una volta montati gli albumi a neve, bisogna aggiungere lo zucchero a velo, ma bisogna aggiungerlo setacciato. Io ho comprato questo colino, mi è costato pure una barca di soldi, ma questo colino non è che setacci. Questo setaccio non è che setacci granché, ci vorrà un'eternità. Mano a mano che aggiungete lo zucchero setacciato, mano a mano girate, continuate a girare con la frusta alla minima velocità, insomma. Ci rivediamo tra un anno e mezzo. Sì.
certo. Allora, problema. Cioè, problema, non è proprio un problema. Io la glassa l'ho fatta una sola volta, ok? Una sola volta. Sì, assaggio. Una sola volta. E me la ricordo più morbida di questa. Questa inizia a diventare quasi durina. Secondo me va benissimo. Il problema è che è avanzata praticamente a metà dello zucchero. Ora, diceva 30 grammi di albume, che generalmente è l'albume di un uovo soltanto. Ma non so se siano diverse le uova, se sia diverso lo zucchero a velo, non lo so. Comunque, io mi sono fermata a questa consistenza. E coloriamo. Ecco qua, per forza. Allora, abbiamo scelto quattro colori. Abbiamo scelto un verde, un viola, color in gel, un arancio e il nero. I classici colori di Halloween. Se sarà, non so se sarà necessario fare altri colori adesso. Ah, il bianco mi sa che mi serve. Vediamo prima che formine abbiamo. Sì. Abbiamo la zucca che abbiamo portato dall'Italia. Mentre qui abbiamo comprato questi. E vediamo un po' che formine abbiamo. Allora, Ele, aiutami tu a vedere un po' che formine abbiamo. Dunque, questa è la tomba. La tomba. Poi abbiamo un gatto. Ah, un gatto. Poi abbiamo un cappello. Il cappello da strega. Sì. Poi abbiamo, questa è per fare la ragnatela. Ragnatela. Sì. Poi abbiamo un'altra zucca. Oh, carina questa zucca però. Forse è più carina questa, lo sapete. Sa che a sto giro usiamo solo le formine nuove. Poi abbiamo un pipistrello. Sono un po' troppe. Sì. Un fantasmino, quindi ci servirà anche il bianco. Guarda, ho fatto un'altra cosa nel mio pantalone. Sì, un ragnetto. Vediamo. Ci serve un sacco di nero, questo l'ho capito. E questo che cos'è? Uno skeleton. Questo è uno scheletro. Ok, ci serviranno anche il bianco, il nero, parecchio bianco-nero. Forse dovremmo fare un altro po' di glassa, ma tanto siamo già pronti. Coloriamo. Piano, piano, Ele, senza farlo uscire. Se mi tocco? No, non ti sporchi, perché ti devi sporcare, dai, senza farlo uscire. Così lo lecco. Ma cosa lo lecco? Ma figurati. Sì, è un po' durina, devo dire la verità. Però mi sembra un bel verde Halloween, anche se qui i colori... No, dal vivo è più bello. No, non lo puoi leccare. Fammi vedere un po' questo viola come sta uscendo. Bisogna scurirlo un po' di più. Un altro, va bene. Non è... No. Questo lo mangerete quando faremo i biscotti, mangerete anche la glassa. Ti prego. Facciamolo più scuro, va. Ti prego, mamma. Sì, va meglio più scuro. Serve assolutamente l'altra glassa. Allora, mentre qui continua il ti prego per favore, qui abbiamo il nero, l'arancione, il verde, il viola, e nel frattempo andiamo a preparare i biscotti perché bisogna stendere la frolla. Prima di fare i biscotti, sac à poche rovesciata in un bicchiere, su un bicchiere, si riempie, quindi si versa il colorante e io la lascio così e la lascio riposare in frigo. Dopodiché decoreremo con questa, semplicemente, senza i bocchettini qua davanti. Proviamo con la zucca. Ogni volta che faccio i biscotti mi dimentico sempre di quanti... Allora, ne facciamo almeno uno di ciascuno, perché voglio vederne almeno uno di ciascuno. Ogni volta che faccio i biscotti mi dimentico che con queste dosi effettivamente ne escano pochi. E perché sono pochi, cioè, non sono affatto tanti. Ogni volta poi mi viene voglia di... quando li faccio mi viene voglia di regalarli.
No, devo minimo raddoppiare le dosi. Poi, a parte che ogni volta dico sì, li regalo, li faccio, soprattutto verso Natale, no? Li regalo anche in live, dicevamo l'altro giorno, per me ieri, che si potrebbero regalare ai vicini, per esempio, dei biscotti fatti a mano con la cartolina d'augurio, gli auguri natalizi, no? Sì. Poi peccato che arriviamo vicino a Natale e a me passi completamente la voglia. Infatti oggi io sto facendo i biscotti, è del 14 ottobre. Avrò voglia, secondo voi, di rifarli? Secondo me no. Conoscendomi, no. E vabbè, comunque. Allora, mi sa che ne abbiamo fatti uno di ognuno, quindi ricominciamo il giro. Li ho fatti tutti. Boh, vabbè. Proviamo. E si sente tantissimo lo zucchero che non si è sciolto, ovviamente. Era veramente grosso, ma mi sono accorta troppo tardi di non aver effettivamente mai comprato lo zucchero bianco. E non perché io sia l'adepta dello zucchero di canna, ma perché quando avevo fatto l'ordine online da Aldi c'era solo quello. E quindi io ho preso quello. Tanto voglio dire, noi non lo usiamo lo zucchero, sono mio marito nel caffè. Quindi è una cosa che è un problema che io non mi pongo mai, quello di avere un determinato tipo di zucchero. Va bene, io continuo, ci vediamo dopo. Iniziamo da qua. 180 gradi o 355 Fahrenheit, se come me siete costretti a farlo. E boh, io sinceramente, ora, questi sono più scuri rispetto al normale causa zucchero. Io appena vedo che poco poco prendono colore i bordi, io li tolgo, a me piacciono poco cotti, non li faccio scurire tutti perché sennò diventano delle suole. Proviamo, prima volta in questo forno, vediamo. E iniziamo con il voiceover. Scusate questo passaggio al voiceover, ma chiaramente ho dovuto mettere tutto accelerato. Questo non è un tutorial su come fare i biscotti più belli del mondo, come si evince già dall'inizio, anche perché poi è arrivato mio marito, avevo Ele letteralmente attaccata alle caviglie e i bambini erano un pochino nervosetti e stanchi, volevano mangiare i biscotti, ma io li volevo decorare, bla bla bla, quindi... Vi lascio sicuramente il link al video dei biscotti che ho fatto lo scorso Natale, in cui si vede molto meglio e vi do anche molti consigli su come farli più carini, insomma, meglio riusciti di questi. Questo è soltanto un modo per fare i biscotti insieme, magari darvi l'idea di farli se non ci avevate pensato. Ho fatto la glassa bianca in aggiunta, l'ho fatta a occhio con un albume e il resto dello zucchero a velo, è venuta molto più liquida, non aveva il colorante anche, è venuta molto più liquida di prima, quindi era un pochino più difficile da utilizzare. Devo dire che a mio gusto, per quanto riguarda il sia secondo me anche il livello estetico, ma soprattutto il gusto, a me i biscotti piacciono di più quando li decoro poco, quindi fondamentalmente quando faccio i bordi e eventualmente qualche faccina al centro come questo teschietto che vedete qua. Quando la glassa ricopre tutto il biscotto, a me piace meno, io penso che il biscotto perda un pochino di gusto, ma un consiglio ve lo do: quando volete fare un biscotto di due colori, fate il bordo come io sto facendo con quel cappello viola, per esempio, come quando farò anche quello nero, ma anche facendo soltanto gli occhi al fantasma. Fate asciugare almeno per metà il primo colore che utilizzate prima di utilizzare un altro colore o altri più colori, altrimenti i colori si fonderanno insieme e formeranno delle orrende macchie, cosa che a me è capitata. Questi biscotti sono stati fatti in velocità e... non sono i biscotti più belli del mondo, non sono sicuramente i più belli che io potessi fare, ma dato il livello di stress, io queste cose amo farle da sola, dato il livello di stress mi ritengo più che soddisfatta, diciamo. I gatti, tra l'altro, non sapevo mai, nei gatti, nei pipistrelli, sapevo mai come...
come decorarli. E niente, e sono usciti 30 biscotti da quell'impasto di questa dimensione media, così, quindi non male, tenete conto della, appunto, della quantità, e basta, se li fate fatemi sapere. Adesso vi faccio vedere il risultato finale della, diciamo, dei biscotti più belli, quelli brutti brutti e quelli che hanno decorato qui i bimbi non ci sono nel vassoio. Buone festività, buon Halloween se lo festeggiate, e fatemi sapere se farete anche voi questi biscotti. Ciao!